Bentrovati a Sport News. Nel pomeriggio di ieri il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, ha incontrato il presidente nazionale di Federrugby, Marzio Innocenti, in visita nelle Marche. Innocenti ha avuto modo di visitare alcune città della nostra regione, tra queste anche Macerata, dove è stato ricevuto appunto dal sindaco, dove insieme all'ufficio tecnico ha fatto il punto della situazione sul progetto del nuovo campo da rugby. Il comune si è infatti aggiudicato a dicembre del 2022 il finanziamento di 20 milioni di euro del bando nazionale sulla rigenerazione urbana. Tra gli interventi è prevista la realizzazione dell'impianto a Villa Potenza per un importo di 2,5 milioni di euro, che diventerà polo di riferimento regionale. A ciò sarà connessa la valorizzazione dell'area archeologica di Elvia Recina all'interno di una più ampia strategia per la riqualificazione della qualità urbana della località di Villa Potenza, per trainare lo sviluppo economico e turistico del territorio. Ares Safety Macerata Softball subisce una doppia sconfitta casalinga all'extra inning contro Bertazzoni Collecchio nella settima di campionato di Serie A1. Ares non ha saputo concretizzare le opportunità che pure si sono presentate per dare una svolta in ambedue le partite, regalando invece pochi ma fatali errori che l'esperta squadra emiliana ha saputo capitalizzare. Il buon inizio campionato della neopromosse ragazze di coach Benito Franciaventura inciampa nella dura realtà della A1, ma la compagine è senz'altro competitiva, anche in caso di sconfitta, tenendo aperte le partite fino in fondo. Bella domenica di bocce di ottimo livello alla bocciofila di Ascoli per la sesta edizione del trofeo Marco Ceci. La finale ha visto contrapporsi una coppia di teenagers, quella composta da Riccardo Campanelli ed Alex Incerti del San Cristoforo Fano, e una coppia di fratelli ultraottantenni, Marco ed Ermanno Fiori, beniamini di casa, tesserati con la bocciofila città di Ascoli. Ha avuto la meglio l'esperienza dei fratelli Fiori, che al termine di una partita straordinaria si sono imposti 12-10. Sui gradini più bassi del podio le due coppie sconfitte, entrambe abruzzesi, Daniele Pelantrani e Gabriele Palantrani di Selva, battuti da Marco ed Ermanno Fiori e poi Silvio Chiarini e Fabrizio Narcusi, che avevano ceduto a Campanelli Incerti. Si è conclusa anche la prima di 2 settimane di gara alla bocciofila Monte Cassianesi per la 40ª edizione del trofeo Comune di Monte Cassiano. Nella gara A e B il successo è andato ad una delle coppie favorite della vigilia, quella composta da Luca Sabatini e Leonardo Stacchiotti di Montesanto. Al secondo posto Roberto Costa e Romano Foglia di Loreto, che hanno messo in seria difficoltà la coppia vincente. La bocciofila di Osimo Stazione ha organizzato la 31ª edizione del trofeo Evviva Casa. Nella gara per formazioni A e B, il successo a Marco Caimmi e Gianni Magnaterra di Castelfidardo, che hanno avuto la meglio su Maurizio Pesaresi e Leonardo Montesi di Casenuove. Al terzo posto Danilo Allegrezza e Cristian Filippucci della Rinascita Pesaro, quarti Loris Mazzoli e Giancarlo Richichi di Passoripe. Nella gara C e D ha vinto la coppia Luciano Teodori, Gaspare Mandolini di Pianello Vallesina, che hanno sconfitto Mauro Anatrelli e Fabio Savini della Rinascita Pesaro. Terzo posto per Bruno Ambrogiani e Vitaliano Saraga dell'Oikos Fossombrone. Quarti Maurizio Boarelli e Franco Cola del Fontenera. La bocciofila Durantina di Urbania ha ospitato la 36ª edizione del trofeo Città di Urbania. Nella gara B, doppietta per le coppie della Concordia Pesaro, che ha piazzato Gianfranco Gostoli e Marco Tonelli al primo posto ed Elvis Ciacchi e Claudio Solazzi al secondo. Terzi Marco Gualazzi e Corrado Mezzolani del Duilio Fabi Pesaro, quarti Michele Crudeli e Giancarlo Racchini del Passoripe. Nella gara per formazioni C e D, successo per Celestino Ferri e Doriano Baldelli del Corbortolo, che hanno avuto la meglio su Giampiero Saudelli e Nicola Pazzaglia della Metaurense. Terzo posto per i padroni di casa, Nello Ducci e Gelsomino Torcolacci della Durantina, quarti Giuseppe Fiorelli e Luca Roberti di Marotta. Prima di 2 settimane di gare alla bocciofila maceratese per la 50ª edizione del Gran Premio Città di Macerata.
La gara CED ha visto la partecipazione di 46 formazioni ed è stata vinta da Marco Barletta, Emanuele Agostinelli, Alex Rapari di Montefanese, che in finale hanno sconfitto Rolando Graziani, Luigi Giannini ed Enzo Ciucci della Pollentina. Terzo posto per Massimiliano Maiani, Walter Buldorini e Moreno Savoretti di Loreto. Quarti infine Franco Gattari, Atos Quatrini ed Alessandro Farabolini della Montecassianese. E con quest'ultima notizia sportiva termina anche questa edizione del lunedì del nostro Video News. Grazie come sempre per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.